Salve a tutti, bentornati nel mio canale. È un video pillola molto breve per un'esperienza di ieri. Ho rivisto un mio paziente visitato a suo tempo per un calo del desiderio, stanchezza, i classici sintomi, insomma, che spesso come andrologo associo un po' all'ipogonadismo. In effetti, gli esami di questo paziente a suo tempo erano molto bassi, avevamo un testosterone al di sotto di 2 e estradiolo alto a 53. Chiaramente, prima di iniziare terapie di tipo medico, ormonale, sostitutivo, TRT, dobbiamo anche vedere la situazione metabolica. La persona era in un sovrappeso abbondante e sulla mia altezza di 1,80 m pesava 130 kg. Quindi il mio consiglio è stato quello di, prima di tutto, cercare di rielaborare la sua fisicità. Si è rivolto chiaramente a chi di competenza. Biologo nutrizionista, nutrizionista, insomma, chi, un medico che si occupa di scienza dell'alimentazione, chi si occupa in maniera specifica di questo? Ha chiaramente iniziato un suo percorso motorio. Anche qui ci affidiamo a chi si occupa di quello che può essere il nostro esercizio fisico. È sempre bene rivolgersi agli specialisti di ogni singolo campo. Oggigiorno ci sono, quindi ha iniziato a fare la sua attività aerobica, esplosiva in palestra, aerobica con la corsa, il ciclismo e l'attività, diciamo, di palestra, come si intende, l'uso dei pesi in maniera molto mirata, attenta e dedicata alla sua fisicità. È tornato a visita con 30 kg di meno, anche qualcosina in più, e vedendo gli esami, perché dovevamo iniziare una terapia, ho notato invece un testosterone di 4,27 e l'estradiolo, che era 53, era sceso a livelli intermedi, 20 più o meno. Ho chiesto se nel frattempo avesse fatto un incontro con un altro specialista. Assolutamente no. Tutto questo riequilibrio ormonale è stato legato essenzialmente a un miglioramento della dieta e a un miglioramento dell'attività fisica e quindi della propria corporeità. Quindi in questo caso non sono serviti i medici, non sono serviti ormoni. Sapete quanto io amo parlare del nostro ormone, che è il testosterone, che non vorrei che ci abbandonasse durante il percorso della vita, ma in questo caso non è servito niente, è servito solamente uno stile di vita adeguato e un'attenzione alle esigenze dietetiche e motorie del nostro organismo. Un'esperienza che ho fatto ieri, il paziente chiaramente mi ha detto che sta molto meglio da un punto di vista del desiderio, della libido, della benessere e della propria sessualità. Quindi io scherzosamente gli ho detto ho perso un cliente, in maniera molto contenta, molto felice, è lui che ha insegnato a me quanto non sempre subito il farmaco debba essere prescritto, ma prima di tutto guardare il paziente nella sua, in maniera olistica, dalla componente psicologica a quella fisica, prima di prescrivere farmaci. Quindi una bella esperienza che trasmetto. Con questo vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo nel prossimo video.